Carissimi telespettatori e telespettatrici, quest'oggi qui con noi ben ritornata Daniela Andolfo, estetista professionista, e lo sottolineo perché sarà il quid della nostra trasmissione, grazie di essere in nostra compagnia. Buongiorno, ringrazio voi di questo invito. E con lei avremo l'opportunità di affrontare senza dubbio le tendenze moda del settore bellezza e estetica, sono sempre interessanti, sono delle curiosità e non solo importanti per le donne che ci tengono a essere sempre belle, non solo dentro ma anche fuori, quindi un aiuto serve sempre, ma anche dell'importanza di affidarsi a dei professionisti del settore. E quindi il settore dell'estetica, come tanti ambiti professionali, purtroppo risente dell'abusivismo. Che è nato, diciamo così, che è cresciuto moltissimo in un momento di particolare crisi. Adesso segnali anche tecnici ci dicono che c'è comunque, almeno nel nord-est, una ripresa. C'è una ripresa anche della frequentazione di questi studi professionali, perché danno benessere, perché gratificano, perché fanno ottenere dei risultati, ma bisogna essere abilitati alla professione di estetiste. In modo particolare stiamo parlando di un ambito artigiano strategico e più volte dedichiamo questi capitoli, le nostre trasmissioni a questi capitoli importanti. E allora proprio esordiamo con questo. Lei ha una professionalità di tantissimi anni, è stata anche formatrice, ha partecipato a convegni, congressi, ha avuto anche dei ruoli cardine di carattere più istituzionale e rappresentativo. Cosa vuol dire oggi essere professionista, essere estetista? Quindi anche un messaggio alle ragazze che si iscrivono a questi corsi, a queste scuole, ai genitori che magari devono cioè dare un aiuto, instradare le persone a intraprendere questa strada. Perfetto. Allora, principalmente essere qualificate. Quindi una scuola che prepari, che qualifichi poi, prima con la qualifica, poi con l'abilitazione alla professione. Nel momento in cui si è qualificate, poi si apre tutta una strada enorme, grandissima e lunghissima. È un percorso importante, un percorso anche difficile, sicuramente impegnativo. E per diventare professioniste, una volta abilitate, quindi qualificate, la cosa importante è formarsi, quindi la formazione e l'impegno nel proprio mestiere. Quindi la Nella nostra, formazione è importante, perché sembra una cosa la che non. formazione è importantissima, ma del resto, come in qualsiasi tipo di mestiere, la formazione è fatta non solo dai corsi, ma dall'impegno nello svolgere il proprio mestiere ogni giorno, quindi anche nel capire quale può essere anche la richiesta dell'utenza, quindi del cliente che si affida a noi, e dare sempre una identità al proprio lavoro. Cosa significa identità? Infatti. Significa cercare di anche specializzarsi nel proprio settore in diversi ambiti. Per esempio, per quanto riguarda l'estetica, una collega, una persona può decidere di intraprendere una specializzazione nel massaggio, quindi le varie tecniche di massaggio, come per esempio, non so, nel maquillage e tecniche appunto di visagismo, come ad esempio ancora tecniche di che ne so, ceretta, visto che poi anche dal mondo arrivano tanti Tanti venti input, nuovi, no? Quindi infatti. anche un po' una globalizzazione di quello che può essere anche un sistema di un metodo diverso di epilazione. E io ho delle colleghe, conosco delle colleghe che fanno solo questo. Non aver paura della concorrenza è un altro punto per me. Io non ho paura della concorrenza, perché nel mio percorso ho deciso appunto di specializzarmi in qualcosa che normalmente è quello che poi ti piace di più, no? E quindi ti impegni, cerchi di metterci un sacrificio maggiore e ti impegni appunto a fare quello che ti piace di più facendolo bene. Quindi la professionista oggi si deve contraddistinguere per questo. Purtroppo non è solo oggi. È sempre stato, ma tanto più oggi, purtroppo, con il problema che abbiamo e che stiamo affrontando da tanto tempo dell'abusivismo. E questo è un tema che mi tocca particolarmente, essendo stata anche delegato di categoria in passato. E purtroppo però è una questione molto, molto difficile, molto, molto dura, diciamo, da Chi affrontare. sono gli abusivi di questa professione? Sicuramente sono i non Come professionisti. Questo non vuol dire che si riconoscono? un'estetista qualificata non possa svolgere il suo lavoro presso la propria abitazione. Lo può fare, richiede i suoi permessi,
mesi lo fa, non c'è problema, naturalmente si aggiorna, si forma, eccetera. Ma il non professionista, appunto, è la persona che invece di nascosto, quindi nascondendosi dal pubblico, esercita una professione o che non è sua o che non sa fare. Quindi per me, naturalmente, come per tutte le mie colleghe che hanno aperto un'attività da pochi anni, da tanti anni, e che seguono un percorso e che hanno fidelizzato i loro clienti, che ci mettono la faccia, perché poi il tema è questo, no? Noi ci mettiamo la faccia e quindi diciamo siamo sempre disposti e disponibili nei confronti di chi ci richiede un servizio, ma che anche può aver avuto eventualmente un problema durante il servizio. Quindi questo fa un'enorme differenza. Risolvere degli errori altrui anche. Risolvere eventualmente degli errori altrui e nella fattispecie spesso e volentieri proprio di chi fa questa, conduce questo esercizio appunto abusivamente. Poi per carità può esserci anche la collega non preparata, però io ne conosco tantissime di brave e abbiamo sicuramente anche, diciamo, creato un cerchio intorno a noi, proprio perché comunque teniamo che questa professione sia sempre tenuta ad un certo livello. Io amo molto la mia professione, come amano la loro professione appunto le mie colleghe, per cui questa differenza diventa assolutamente importante. Il rischio purtroppo è quello di cadere in un luogo comune. Cioè? Che è questo: spesso la persona, uomo o donna, a qualsiasi età, si rivolge appunto a chi dice di esercitare una professione nella propria abitazione, esempio, pensando che appunto il costo sicuramente sia, vada a suo vantaggio. E questo purtroppo, come far capire questa cosa? Perché non è così, non è così. Perché se io devo investire dei soldi, che siano tanti o pochi, per poi farmi fare un servizio al quale se c'è un problema nessuno può rispondere, diventa un problema. Quindi poi che cosa sarà il secondo passo, il secondo step? Quello di cercare il professionista che sarà in grado di risolvere questo problema che purtroppo si è creato. E non vuol dire che si tratti di corpo, di viso, di braccia, di mani, di capelli, cioè è tutto insieme, è tutto insieme. Quindi ecco, il professionista chiaramente può dire sì, può dire no. Io spesso dico anche i no, perché non sono disposta a dover prendere in carico qualcosa che non ho fatto io, e perché diciamo questa tolleranza arriva a un certo punto. Posso tollerare una volta che il cliente si sia rivolto a qualcuno che appunto fa il mio mestiere senza avere la qualifica per farlo, non posso tollerarlo la seconda. E purtroppo spesso entro nel negozio persone che hanno questo problema, cioè quello di non saperti dire che si è creato un problema, verificato un problema, e che non vogliono più tornare dove sono stati. Questo a me non dispiace sinceramente, perché dico, gli studi sono aperti, c'è una porta d'ingresso, basta suonare, chiedere un consiglio è gratuito, quindi costa zero. E per questo motivo anche appunto io sottolineo sempre questo aspetto, e la mia clientela ha capito come io voglio lavorare e sono molto felice di questo. Ecco, noi stiamo vedendo delle immagini particolari, perché voi nel vostro studio, Adrenalina Studio, vi dedicate anche al tatuaggio. Non è errato dire estetico in certo qual modo, sì. Quindi che però va anche ad ovviare a dei difetti, certo, che ci quindi sono le immagini estetico, appunto, oppure degli interventi che sono stati, che una persona ha subito per varie problematiche, sì. E vanno in qualche modo a correggere quindi un problema. Quindi le immagini, appunto, dicevo, la delicatezza della questione. Mi scuso di averla interrotta, della delicatezza appunto di quanto sia importante l'abilitazione per certi servizi, cioè la qualifica non termina con la scuola. La specializzazione richiede qualifica, quindi fare eseguire appunto in studio, nel proprio studio per scelta, dei tatuaggi come la dermopigmentazione richiede. Dermopigmentazione, ecco, dopo su questo dedicheremo un capitolo, sì, a sé. Richiede assolutamente una preparazione, ma anche una certificazione, come noi per esempio come studio abbiamo appunto deciso appunto di avere dermopigmentazione e tatuaggio artistico, e che sono in questo momento chiaramente abilitate dalla regione. Quindi sia per i requisiti oggettivi che soggettivi. Poi questo non vuol dire che chi esercita sia un artista, queste sono delle doti che una persona ha o non ha, certo, o che eventualmente nel tempo potrebbe anche sviluppare, no? Però almeno alla professionalità. Ma alla professionalità e alla certificazione, il che vuol dire che può rispondere del proprio servizio
nel momento in cui appunto c'è una richiesta oppure nel momento in cui c'è anche un problema, perché non è semplice. Noi lavoriamo sulle persone, non solo con le persone, per cui è un'attività che si affianca all'attività medica. Con tutto rispetto per l'attività medica, noi siamo semplicemente delle estetiste che però azzardiamo leggermente con il nostro lavoro, perché noi maneggiamo aghi, parlo di me nel mio lavoro, nella mia professione, nel mio studio, con le mie colleghe appunto maneggiamo degli aghi, quindi dobbiamo essere perfettamente attente a quello che succede, a quello che andiamo appunto a realizzare. E quindi diciamo si apre veramente un capitolo molto importante, ci sarebbe da dire moltissimo. C'era un messaggio prima che diceva: ma se uno fa entrare in casa uno tra virgolette sconosciuto, una persona non preparata, poi se c'è un problema si arrangia, perché ovvio non si arriva, cioè che differenza di responsabilità c'è, esatto, tra questo. La rivolgersi a una persona che poi ti entra in casa, fa quello che deve fare, magari sbaglia il trattamento, che so io, o l'andare in uno studio che è abilitato. E poi quali sono i riconoscimenti che la persona deve in qualche modo identificare in uno studio autorizzato? Ci sono dei certificati, c'è qualcosa? Perché stiamo vedendo anche dei tatuaggi che voi realizzate, ma la persona è abilitata dal punto di vista igienico-sanitario? Ci sono tutte quante le normative che sono rispettate, in virtù anche di che cosa? Allora rispondo intanto grazie per questo messaggio al telespettatore, perché effettivamente quello che cambia è la responsabilità. E non solo, tutto questo, cioè il fatto che esistano delle persone che diano un servizio improprio, diciamo così, va ad abbassare la qualità del nostro servizio. E io che ho studiato per tanti anni e mi dedico da molti anni a questo lavoro, non intendo che la qualità del mio servizio sia abbassata. Perché dopo funziona così, nel senso è questo quello che succede, si pensa che tutte le estetiste non siano preparate, che sia un mondo molto superficiale, molto effimero, che sia così una preparazione anche quella data dalle scuole molto superficiale. Io faccio una parentesi, essendo stata anche commissario d'esame per tanti anni presso le scuole, posso dire che invece la preparazione che le scuole danno normalmente è una preparazione di una certa qualità. Quindi quello che cambia è proprio la responsabilità. Se poi il soggetto decide per questioni sue di recarsi presso una casa, presso una non professionista, deve anche assumersi la propria responsabilità. Quindi ci spendo magari meno, però attenzione, se rischio... E che poi anche qui sullo spendo meno, insomma, vorrei capire cosa spende meno, perché io vedo che ad oggi, insomma, mi capita spesso di sentire, per esempio, ho fatto le unghie e ho pagato 30 euro, quando un servizio del genere viene dato normalmente in uno studio magari a 39, magari a 40, però c'è il professionista che ti dà il servizio e che eventualmente ti aspetta e ti accompagna da un mese all'altro. Se hai un problema, una lucidatura, qualsiasi cosa sia, ti puoi rivolgere ed è pronto naturalmente a servirti, cioè è un servizio diverso. Per quanto riguarda le norme igieniche sanitarie, non è un tasto facile, nel senso che... Ma neanche secondario, perché... Non è secondario, non è facile e soprattutto lo ottieni appunto tramite un percorso che la Regione ha voluto. E quindi la responsabilità è assunta direttamente dal professionista a cui fa capo questa certificazione. Quindi c'è una certificazione che vuol dire che anche lo studio è abilitato, è anche norma. Anche lo studio deve avere i suoi requisiti, si dicono oggettivi, quindi essere catalogato in un certo modo, avere una cabina disposta in un certo modo, adempiere a certe cose, tipo non so, lo smaltimento rifiuti, che non è lo smaltimento rifiuti urbano normale, e la qualità degli aghi, le scadenze, eccetera, eccetera, la postazione di lavoro. E quando ho detto pigmenti, un'altra cosa importante, la qualità degli aghi, il materiale che non sia scaduto, che sia materiale di buona qualità, perché quando poi si fa un trattamento, una dermopigmentazione, entra a contatto con lo strato non superficiale ma un po' più profondo c'è un pigmento, quindi che appunto entra, viene impiantato, così si dice, questo è il termine, e quindi appunto devi dare una certa garanzia alla cliente, alla persona. Teniamo conto poi che adesso, vabbè, io me ne occupo già da parecchio tempo personalmente, ma così come me anche tante altre colleghe appunto si occupano appunto di dermopigmentazione non solo estetica ma anche
diciamo della cosiddetta, un termine un po' nuovo, estetica oncologica, quindi è quell'estetica che è rivolta a persone che comunque hanno avuto delle problematiche e che ne sono uscite, che quindi chiedono un servizio estetico a completamento, diciamo, della propria immagine. Quindi in questo specifico caso, appunto, il tatuaggio dà e fa molto. Se non si hanno questi requisiti, diventa molto difficile lavorare. Ora io mi chiedo, ma è una domanda che mi faccio ogni giorno, come si faccia ad entrare in una casa e farsi servire per un servizio così importante? Poi anche per quanto riguarda una ceretta, un'unghia, cioè, tutto può dare problema. Io personalmente non lo farei, ma ripeto e torno indietro, non vorrei che questo poi venisse giustificato semplicemente con il perché tu hai un'attività. Io penso Ah, che perché tanti chiunque magari abbia fanno così. un'attività, e Certo. sottolineo in qualsiasi settore, non voglia questo, ma è molto difficile combatterlo, questo è il problema. Sì. Assolutamente. E quando parliamo di dermopigmentazione, non è nulla di nuovo, esiste da moltissimo tempo, però ancora no, da molte persone non è conosciuto, sembra incredibile, Sì. ma non è conosciuto. E in che cosa consiste, in che cosa si differenzia rispetto al tatuaggio? E quindi quanto va, che importanza anche c'è di avere una certa, non solo manualità, che vabbè, lì è un'attitudine e forse si acquisisce con molta esperienza, ma anche una professionalità in quest'ambito. Quindi andiamo un po' per capitoli. La prima differenza è che si occupa di zone più scoperte, quindi del viso, del cuoio capelluto, di eventuali cicatrici evidenti e del seno. Le tecniche di esecuzione sono assolutamente diverse, come sono diverse le macchine per l'esecuzione di questo tipo di trattamento, perché è un trattamento, è un microatto chirurgico in realtà, questa è la definizione. Comunque è un trattamento che fa parte di un'estetica più specifica. E appunto, andando a trattare zone così delicate, naturalmente richiede la massima professionalità, perché se io vado a deturpare un viso e me lo conceda, cioè non è che un tatuaggio artistico non possa creare un danno che possa essere fastidioso, ci mancherebbe, però io lavoro in una zona scoperta con la dermopigmentazione, quindi una zona che è visibile, che non potrò coprire, quindi diventa molto importante l'attenzione nei confronti del cliente, che richiede questo tipo di servizio, e della tecnica e dell'esecuzione con cui io vado appunto a dare il servizio al cliente. Per cui ecco appunto, lei come può pensare che io mi possa arrabbiare di fronte a certe cose? È impossibile ed è impensabile. Oltretutto tenga conto che i pigmenti che vengono utilizzati sono dei pigmenti che hanno una scadenza e dei pigmenti completamente diversi rispetto al mondo del tatuaggio artistico. Qual è la differenza? In realtà visibilmente nessuna, perché comunque quando viene impiantato il pigmento noi abbiamo un risultato che noi vediamo o non vediamo eventualmente. Trattandosi di pigmenti minerali, noi dobbiamo tener conto che avremo una periodicità del Certo. trattamento e di conseguenza che ci saranno, diciamo, tenderanno appunto a sfavorirsi nel tempo. E anche perché comunque diventa molto importante conoscere la tecnica dei colori, che non conoscono tutti, perché naturalmente il colore complementare sarà il colore che io dovrò utilizzare rispetto a che cosa? I pigmenti naturali della pelle, eccetera. Quindi No, ma si questo è differenzia molto. completamente Esatto, rispetto al poi entriamo tatuaggio ancora più nel merito, per artistico. cui vediamo anche come viene fatto, perché sostituisce in parte il trucco, ovvia certe problematiche, eccetera. Sì. Curiosità, restate con la curiosità, oppure aspettate le vostre conferme, se già ne avete, dopo la pubblicità, tra poco.